Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi siamo su The Shifted Fazbear's Fright Reboot. Praticamente questa è una versione rivisitata di The Shifted Fazbear's Fright. L'avevamo fatto sia io che Para, non so se l'aveva fatto anche Lorenz East. Praticamente andavi in giro per il Fazbear's Fright senza nessun obiettivo particolare. Adesso vediamo un attimo. Play regular non si può cliccare, quindi facciamo play exploration. Vediamo un po' cosa ci capita ragazzi. Hanno cambiato un po' l'ufficio. Aspetta, ecco qua. Se vi ricordate c'era tipo un pannello qua nel centro che spuntava dal pavimento. Me lo ricordo, sì ragazzi. O forse io non ci ho fatto un video, non lo so, forse è stata solo Para. Comunque quella è una roba, questo è un riferimento a... Esatto. Allora, ora che siamo nel Fazbear's Fright, andiamo un po' in giro. Qua ci andiamo più tardi ragazzi, poiché questo non mi piace. Vediamo un po' cosa succede ragazzi in sto Fazbear's Fright. La scrive It's me. Orca miseria ragazzi. Che cavolo. È un po' buggato devo dire, ma non vi preoccupate. Leggiamo cosa dice qui. Non dice niente, molto molto bene. Quello era Springo. Lo vedo ragazzi. Mi sa che mi ha visto. Direi che mi ha visto. Peccato che quando si gira il personaggio è un po' buggatello. Chissà. Mi ricordo, sì. Che storia. Hanno proprio cambiato tutto qua, ragazzi. Sta parte proprio non c'era. I tavoli sono per i bambini. Che storia. Mi sa che questo è chiuso. Attenzione ragazzi. Stiamo attenti qui. Stiamo attenti. Non so quanto è veloce. Si va? Qua c'è il pup pup ragazzi. Cammina un po' come un ceppo di legno, però ok. Andiamo. Mi ha visto, ragazzi. Andiamo qua. Adesso finiremo male, mi sa. Ciao. Adesso vediamo. Game over ragazzi. Però io vorrei fare play regular, possiamo? Facciamo un po' più di exploration e vediamo cosa succede. Allora qua
non si può andare. Qua, cos'è? Cos'è? Ah, è un piccolo Fredbear, quello di Nixon. Quello di Those Nice Fredbears. Sì. È uscito, ragazzi. È là. Non so quale sia lo scopo del gioco. Vediamo un attimo. Se mi metto qua, se mi vede. Vediamo, ragazzi, un po'. Mi sa che mi vedrà. Cioè, io vorrei tipo uscire. Non so se col passare del tempo succedono cose qui dentro. Questo è un condizionatore, ragazzi. Non so se vi rendete conto della gravità della situazione. Cosa abbiamo qua? Nulla. Nulla di particolare qui, ragazzi. Abbiamo già trovato due easter egg, però. Se pensate, ragazzi, chissà se ce ne saranno altri. Sicuramente in quest'area ce n'è qualcuno che non sto riuscendo a vedere. Forse qua. Infatti, ragazzi, questa è la... Boh, non ho idea di cosa sia. Ma comunque quello è, ragazzi. Quello è un easter egg. Fine. Controlliamo ancora un po' in giro, magari tipo qua. Qua non c'è nulla. Qua. Qua neanche, ragazzi, non c'è nulla qua. Com'è sta storia? Qua sono delle scatole, vediamo un po'. Niente dietro le scatole, ragazzi. Qua neanche nulla. Vediamo un po' allora dentro questa scatola. Ah, è vuota, porca. Sullo stage, in mezzo alle casse dello stage. No, non c'è niente. Porca. Forse qui. No. Vediamo un po' allora. Forse nel cestino dell'immondizia. No, è vuoto anche questo, ragazzi. Qui mi sa che la guardia ha fatto una brutta fine. Però sarei curioso di vedere una cosa. Ah, questa è una radio. Qua non c'è scritto nulla. E niente, ragazzi. Ora siamo qua. Nel Fazbear's Fright. Dov'è? Vieni a me, springo. Un colpetto, ragazzi. E... mi sa che per adesso è tutto, ragazzi. I Phantom non si vedono. Forse verranno aggiunti nella Play Regular Mod. Quindi, ragazzi, a sto punto direi che questo era tutto quello che potevo fare per questo video. Insomma, aspetto che questo gioco esca completamente, perché potrebbe venire fuori una cosa molto ernesta. Per cui, questo era tutto quello che potevo fare per questo video. E noi ci vedremo sicuramente nel prossimo video.